Inizia il match tra Road 2 e Tamarindi, Road 2 in maglia rossa, Tamarindi in maglia rosa, possesso palla per il momento per i Road 2, cerca un compagno senza però riuscire a trovarlo e dunque Road 2 che ripartiranno. Provano a impostare, a allargare sulla fascia destra dove è la deviazione di testa e il gol. C'è il gol dei Road 2, 1-0 per i giocatori in maglia rossa. C'è un attaccante del Road 2 che si era quasi trovato a tu per tu con il portiere e poteva avere una reale chance di portare la sua squadra sul 2-0. Attenzione ora, ribaltamento di fronte con Scocco che guadagna una rimessa laterale e crossa in mezzo, diciamo, e c'è il gol dei Tamarindi. Qualche timida protesta dei Road 2 per la rimessa laterale concessa, e dunque uno pari. E dunque calcio di rigore in favore dei Road 2. A batterlo sarà Andrea Ciorba. Ciorba dal dischetto, va e c'è la grandissima parata del portiere di Tamarindi, e risultato che rimane sull'1-1. Punizione in favore dei Tamarindi da buona posizione, potrebbe essere subito Road 2 che vogliono recuperare lo svantaggio e c'è il gol, il pareggio immediato dei Road 2, 2-2 sul finire del primo tempo, il pareggio dei Road 2. Il tiro e la deviazione del portiere dei Tamarindi, dei Road 2, scusate, Tamarindi ora con un calcio d'angolo e gol inaspettatissimo, è arrivato quasi direttamente dal calcio d'angolo e dunque 3-2 per i Tamarindi. Terzo pallone perso dalle due squadre. Gialli sul portiere. Qualche questione probabilmente con l'arbitro. Numero 9 che tira, bellissimo gol del numero 9 dei Road 2, il Mirko Petru Baro, e dunque 3-3 il punteggio. Numero 10 degli uomini in rosa che si trovano ora nella tre quarti avversaria con una rimessa laterale, non pesca però alcun compagno. La conclusione, c'è il 4-3 dei Tamarindi. Oltre le reti, arbitro sconsolato per l'ingente quantità di palloni persi dalle due squadre. Arbitro che ha già il fischietto in bocca e dunque si prepara a fischiare la fine di questa gara con il rilancio del portiere Road 2 che non pesca alcun giocatore e quindi finisce qui Tamarindi che conquistano la vittoria 4-3, il punteggio in loro favore.